Ciao, oggi siamo in un posto particolare, faccio attenzione anche a dove metto i piedi prima di fare la fine di quando ero a Toppo. Siamo appunto al biotopo dell'acqua caduta a Cimano, ci troviamo nel territorio di San Daniele a nord di appunto San Daniele del Friuli. Qui vicino c'è anche l'anello dei Prati Lamont, del quale vi lascio il link nella scheda in alto, forse quassù, forse. Se riesco a beccarlo almeno per una volta la parte da cui esce la scheda. Ma torniamo a noi, che cosa sono i biotopi? Si tratta di piccole aree caratterizzate da elevata biodiversità che spesso rappresentano l'unico luogo dove vivono delle specie autoctone. Come per l'appunto il biotopo dell'acqua caduta, un sito naturalistico di circa 16 ettari, unico nel suo genere. Caratterizzato da un corso d'acqua che ha originato due cascate immerse nel verde, in particolare in una vegetazione che ricorda quella di una foresta tropicale. Oggi un po' meno perché siamo in inverno, ovviamente, tutte le foglie sono cadute, ma se venite in altre stagioni decisamente vi ricorderà una foresta tropicale. Qui vedete appunto che sono circondata dagli alberi e qua sotto c'è il rio, che appunto ha poca acqua, ma spero di trovare almeno una delle due cascate, poi capirete il perché, almeno una. Piccola info di servizio, il parcheggio, quello più sicuro, diciamo così, senza mollare la macchina a bordo strada, è quello che è di fronte al ristorante trattoria Il Picciul. Avete un breve tratto di strada asfaltata e poi prendete il sentiero, questo qui, che è quello che io vi consiglio di percorrere, che è adatto a tutta la famiglia e parte in prossimità dell'incrocio tra Via dei Ponti e Via Borgo Cieschia, che si appunto inoltra in una piccola radura boschiva. L'alternativa è il sentiero che parte dalla zona del cimitero di Cimano, ma è decisamente più impervio e in genere non è molto ben mantenuto, almeno stando alle informazioni che ho raccolto io, quindi questa è sicuramente la soluzione più safe di tutte. Fatta però attenzione perché l'ambiente è decisamente umido e in particolare dopo le piogge può essere piuttosto fangoso per terra. Quindi vi consiglio di venire con delle scarpe da tatte, quindi da trekking, o eventualmente degli stivali, se proprio ha piovuto abbondantemente il giorno prima, magari. E vi sconsiglio di farlo durante l'estate, perché essendo un ambiente umido ci sono ovviamente moltissime zanzare. Lungo il percorso c'è anche chi si è cimentato con la costruzione di una capanna. E c'è anche un piccolo guado da fare, per cui appunto il consiglio di portarvi dietro scarponcini da trekking in Gore-Tex o negli stivali è decisamente azzeccato. Non so se sentite o se vedete bene, ma dietro di me, qua probabilmente, c'è quella che è la meta di oggi, ovvero le due cascate, perché sì, sono tutte e due, che appunto sono formate dal rio dell'acqua caduta che si mette nel rio della Palude. Una delle due, per l'appunto la più grande, è sempre attiva ed è l'unica nella zona dell'anfiteatro morenico qui in Friuli. L'altra invece è influenzata dalle precipitazioni. Oggi sono fortunata, per cui me le becco tutte e due. Se venite d'estate, il rischio di trovare poca acqua soltanto in una delle due. Queste cascate sono il motivo per cui l'area è anche un geosito, ovvero rilevante, ovvero è un'area rilevante dal punto di vista geologico, in quanto le acque hanno formato una sorta di drappo pietrificato che si sviluppa dall'alto senza mai toccare il suolo, creando una sorta di riparo. Io sicuramente tornerò da queste parti in primavera per vedere anche le numerose specie di fiori che adornano la foresta, tra i quali ci sono anche alcune rarità, come qualche orchidea, ma per sapere se avrò fortuna in primavera, se appunto troverò queste rarità, vi invito a seguirmi sui social, in particolare su Instagram, dove mi metterò sicuramente qualche storia e probabilmente se trovo qualcosa di veramente interessante ci dedicherò un post apposito. Io spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e
Commentate se non conoscevate questo sito, se pensate di passare da queste parti. Se volete scoprire altre rarità e altri posti particolari qui in Friuli, iscrivetevi e attivate anche la campanella, oltre a seguirmi su tutti i social, perché lì vi metto proprio le chicche in diretta, quindi non dovete aspettare che esca il video. Questi peraltro sono i modi più semplici ed gratis per sostenere il canale. Se invece volete fare il passetto in più, avete due opzioni. Il tasto grazie qua sotto e potete donare una cifra a vostro piacimento, mentre in alternativa avete l'abbonamento a soli 99 centesimi al mese, che appunto vi permette di avere dei piccoli bonus in cambio di una piccola cifra simbolica che per me è mezzo litro di benzina per raggiungere i posti appunto in cui voglio portarvi, mentre per voi è un investimento di meno di un caffè al mese. Non mi resta che salutarvi e dirvi, come al solito, have a nice life!